Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag dedicato all'autunno. Ho visto questo tag sul canale di Giannina Makeup, vi lascio in info box il link al suo canale. Mi è piaciuto molto questo tag e ho pensato di riproporvelo anche sul mio canale. Ho fatto comunque tutti i tag di stagione perché ho fatto quello estivo, avevo fatto quello invernale, mi manca solo quello della primavera e poi ce li abbiamo tutti. Prima domanda, hai già acquistato decori autunnali? Dunque, l'unico decoro che io ho acquistato quest'anno è questo. È questo gufo, è un tessuto abbastanza rigido, credo che sia feltro ed è molto carino, si appende, io lo tengo appeso al mobile che tengo sopra al televisore, quindi insomma rimane appeso, è molto carino. C'è anche appunto questa striscia di nastro così con queste foglioline gialle. Io ho fatto un nodo perché era molto lungo e mi andava a finire sul televisore, quindi l'ho un pochino accorciato, però mi piaceva tantissimo e l'ho comprato alla Lidl questo. Poi un'altra cosa che tengo, diciamo, in vista durante l'autunno è questo contenitore per caramelle a forma di zucca. Questo è molto carino, qui c'è il coperchio e io dentro tengo appunto le caramelle. E questo lo trovo molto caratteristico perché comunque in autunno la zucca è caratteristica. Seconda domanda, cosa preferisci dell'autunno? Sicuramente i paesaggi con tutti quegli splendidi colori che vanno dal giallo all'arancio al rosso. Quindi i colori, ovviamente collocati in un paesaggio particolare, sono sicuramente le cose che preferisco dell'autunno. Poi, terza domanda, la foto preferita dello scorso autunno? Dunque, io lo scorso autunno avevo fatto una foto in una zona che si chiama Murta, che è vicino a casa mia, sulle alture un pochino della mia città. In questa località fanno una famosissima mostra della zucca. Vi lascio magari nelle schede il link del video che avevo fatto l'anno scorso dedicato appunto alla mostra della zucca. Comunque, mentre andavo alla mostra della zucca, ho fotografato una casetta nel bosco con dei colori splendidi, proprio tipicamente autunnali. Vi mostro la foto così ci capiamo meglio. E sicuramente è una foto che tra quelle che ho fatto, diciamo, lo scorso autunno che preferisco perché è proprio caratteristica, secondo me potrebbe proprio rappresentare benissimo l'autunno. Il colore che preferisci indossare in autunno. Dunque, in realtà non c'è un colore specifico che io preferisco indossare durante l'autunno perché io quando scelgo le cose da mettermi, quindi il mio outfit non va tanto in base alla stagione, a livello di colori ovviamente, no, quindi non seguo tanto la stagione, ma indosso quello che in quel momento mi va ad indossare, quindi che si tratti di una maglia nera, gialla, verde o arancione. Non ha a che fare con la stagione, ma con quello che in quel momento mi va a me. Quindi, insomma, io non ho dei colori particolari che indosso solo in autunno. Il miglior modo per trascorrere una giornata autunnale. Qui ci sono due risposte, perché se la giornata è bella, soleggiata, magari con un clima abbastanza mite, sicuramente all'aria aperta è il modo migliore per trascorrerla, perché si vedono bene i colori, si vedono bene i paesaggi, si può fare magari qualcosa di tipicamente autunnale, come ad esempio raccogliere le castagne, quindi insomma delle cose di questo genere sicuramente sono carine. Se invece la giornata è fredda, piove, tira vento, comunque non sono quelle giornate magari che invogliano a fare delle gite fuori porta, allora preferisco restare a casa, magari guardare un film con il mio compagno, bevendo una tazza di tè, una tazza di cioccolato, quindi insomma qualcosa di molto tranquillo e soprattutto caldo. Se invece non vogliamo restare a casa, magari anche andare al cinema potrebbe essere un ottimo modo per trascorrere un pomeriggio d'autunno. Quindi, insomma, queste sono un po' le cose che mi piace fare in questa stagione. Profumo preferito d'autunno. Dunque, il profumo che io preferisco in autunno è quello dell'arancia, del mandarino o della cannella. Sono due profumi che secondo me si sposano benissimo insieme, ma anche separati durante l'autunno, sono veramente favolosi. A me piacciono sempre in realtà queste profumazioni, però in autunno a maggior ragione le trovo veramente caratteristiche.
Citazione autunnale preferita. Dunque, io non ho una citazione autunnale preferita. Ci sono delle citazioni che mi piacciono, che sono le mie preferite in generale, ma non sono dedicate all'autunno. Sono magari delle citazioni così generiche sulla vita, sul senso della vita, su qualche cosa di particolare, ma in realtà citazioni strettamente autunnali non ne ho. Quindi diciamo che devo saltare questa domanda perché non saprei cosa rispondere. Un'attività che vorresti provare quest'autunno. Quest'autunno mi piacerebbe provare a fare qualcosa con l'uncinetto tunisino. Io so fare l'uncinetto classico, so fare la maglia, so anche un pochino cucire, ma l'uncinetto tunisino non l'ho mai provato. È un uncinetto diverso, è molto più lungo rispetto a quello tradizionale e ha la capacità di tenere più punti sopra l'uncinetto. Quindi insomma, diciamo che è una tecnica diversa, un po' particolare da quella tradizionale e mi piacerebbe moltissimo provare a fare qualcosa. Quindi ho intenzione nelle giornate piovose, fredde, di dedicarmi un pochino a questa attività che è quella appunto dell'uncinetto tunisino. Frutto o verdura preferita dell'autunno? Dunque, se parliamo di verdura, mi piace tantissimo la zucca. La zucca è veramente la verdura d'autunno che io più di tutte adoro. Se parliamo di frutti autunnali, invece, io devo citare per forza le castagne. Ce l'ho anche qua, guardate, me le hanno regalate ieri. Ho un cestino di castagne, ne ho già mangiata qualcuna, quindi ce ne sono meno rispetto a ieri sera. E mi piacciono veramente tantissimo, soprattutto cucinate al forno oppure le classiche calda arroste, sono veramente squisite ed è sicuramente il frutto autunnale che io preferisco. Film autunnale preferito. Dunque, l'unico film che io guardo veramente tutti gli anni in autunno è Hotel Transilvania, perché lo guardo nel periodo di Halloween, lo guardo sempre, tutti gli anni. È un film di animazione, mi piace molto perché è divertente, leggero, ironico, quindi insomma mi piace. E diciamo che è un po' una tradizione, perché nel periodo autunnale, nel periodo di Halloween, io di solito lo guardo. Quindi quello è l'unico film che io vi posso citare legato all'autunno, perché poi ci sono altri film che mi piacciono, film preferiti, ma non li guardo necessariamente in autunno. Quello è proprio l'unico film che io guardo in autunno. Poi, saltare sulle foglie o arrampicarsi sugli alberi? Beh, questa domanda mi fa ridere tantissimo perché io non sono assolutamente una persona che si arrampica sugli alberi o che salta sulle foglie, nel senso che è un'attività nella quale io proprio mi vedo poco, quindi nessuna delle due in realtà. Se proprio ne devo scegliere una, allora sicuramente saltare sulle foglie, perché se io mi arrampico su un albero, state tranquilli che cado dall'albero, quindi è meglio che io eviti attività di questo genere. Ottobre o novembre? Ottobre. Ottobre mi piace di più perché è ancora abbastanza caldo, le giornate non sono ancora troppo corte, quindi si può ancora fare qualcosa all'aria aperta, i colori sono sicuramente molto caratteristici, quindi ottobre sicuramente mi piace di più. Prossima domanda. Cosa sei impaziente di indossare? Dunque, io direi che sono impaziente di indossare la sciarpa che sto facendo con i ferri. Ve la faccio vedere perché è ancora in lavorazione, non è assolutamente finita, però diciamo che sta prendendo forma. È una sciarpa particolare perché ha questo volant sul fondo e poi lo avrà anche dall'altra parte, quindi praticamente una volta indossata avrà i due volant sia da questa parte che dall'altra. E questa è la parte centrale, quindi la parte centrale è molto semplice e poi c'è questa lavorazione. Ovviamente la sciarpa non è finita, quindi la vedete corta perché ci sto lavorando piano piano, poi sarà molto più lunga e avrà le due estremità fatte in questo modo. E questa io non vedo l'ora di indossarla perché comunque è mia, la sto facendo con le mie mani e non vedo l'ora appunto che sia finita e di poterla indossare. Credo però, siccome ci sto lavorando poco alla sera, credo che riuscirò ad indossarla comunque in autunno inoltrato, se non addirittura in inverno. Però è un passatempo, lo faccio quando ne ho voglia, quando mi va, e quindi piano piano insomma mi faccio questa sciarpa e spero comunque di poterla indossare quanto prima.
Cibo autunnale preferito. Dunque, le due cose che ho citato prima, le castagne e la zucca, sicuramente sono i miei cibi autunnali preferiti, però ci sono altre cose che io cucino durante l'autunno. Una di queste cose è la polenta. Siccome comincia a fare più freddo, le giornate sono piovose molto spesso, a me piace cucinarmi la polenta, quindi sicuramente quella è una cosa che cucino più in autunno-inverno, diciamo, piuttosto che in primavera-estate. E poi mi piace anche fare dei risotti, risotto con i funghi, risotto con gli asparagi, risotto alla zucca, risotto alla milanese, insomma, risotti di vario genere li faccio spesso in autunno. E poi un'altra cosa che non è tipicamente autunnale, ma che io di solito faccio di più in autunno, è la pasta con i ceci. Io in autunno di solito almeno 2 o 3 volte, diciamo nell'arco della stagione, faccio la pasta con i ceci. E queste sono le cose, diciamo, che più o meno mangio e mi piace mangiare durante l'autunno. Nebbia o pioggerellina? Si può rispondere nessuna delle due, perché sia la nebbia che la pioggerellina non è che siano proprio meravigliose. Se proprio devo scegliere, preferisco la nebbia perché a me la pioggia proprio non piace, mi dà proprio fastidio tantissimo e quindi tra le due, se si deve scegliere per forza, scegliamo la nebbia. Canzone preferita della stagione, November Rain, è una canzone che mi piace molto, ve la lascio in info box qualora non la conosciate, non ce l'abbiate presente, ma io penso di sì perché è veramente famosissima. Comunque quella è una canzone che mi piace molto. Tagga qualcuno. Dunque, io per questo video tag vorrei taggare la stanza di Scarlett, chiacchiere sul divano, Franci Beauty Lover, Lady Dark Makeup e Melania Costantino. Mi piacerebbe vedere questo tag riprodotto da loro, ma ovviamente taggo tutti quelli che vogliono fare questo tag, che hanno voglia appunto di rispondere a queste domande, quindi siete tutti taggati come al solito, ma in particolare io taggo questi 5 canali. Bene, il tag è concluso. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.